Era ancora vivo, però voglio dire, noi stavamo parlando della sottocultura imperante, veramente canzoncine anni 30, dove si veniva con quella leggerezza, diciamo frivola, quella musica frivola senza grandi contenuti, perché si veniva da un rinascimento, da una guerra. Diciamo che è vero che le guerre ci sono dappertutto, però veramente per un musicista credo che non ci sia proprio più spazio per fare niente. Cioè, viene meno la complessità. Viene meno la complessità, viene meno l'intenzione, viene meno la cultura, viene meno lo studio, viene meno la musica innanzitutto, tutto così impacchettato, omologato, così inutile, veramente però inutile. Tutto tu, io mi ricordo, diciamo, con partecipazione quasi carnale, i giorni di Napoli Centrale. Certo. Cioè, che riassumeva un sentimento del tempo. Ma è inutile che sto a nominare quello che era quel movimento che è stato poi chiamato Nepos Power, Napoli Centrale, lo stesso Grande Pino, i nostri amici Avitabile, Gragnaniello. Ma c'era la voglia di fare qualcosa, di mettere insieme qualcosa, soprattutto dalle spoglie di una musica fantastica, la musica rock, la musica jazz, dove gli strumenti la facevano da padrone. Non c'è un assolo in questo, non c'è stato un assolo in questo, nessun valore, nessuno strumento che si sia esibito in questo Sanremo. La morte degli strumenti.